Roma 2009. Per cui ben vengano. E qui un'altra, la finale in cui comunque sono dei giovani, giovani che però ormai sono, come dire, emersi. Mi riferisco soprattutto a Marco Belotti, che ha contribuito al successo della 4x200 stile libero agli europei, qualificandola. La 4x2 che ha vissuto questa volta soprattutto su Nicola Cassio, in grado di effettuare una terza frazione che ha rimesso in gioco il quartetto azzurro per il massimo risultato possibile. Gianfranco Meschini sarà in prima corsia, poi Alex Di Giorgio e Marco Belotti, un terzetto della canottiera Niene, poi Matteo Pellicciari per la DDS, altro atleta della Niene, sempre a cui facevamo riferimento, a Nicola Cassio, quindi Andrea Frovi per l'Ispra, Filippo Tonna dell'Idros e Michele Cosentino, anche gli dell'Ispra. Cosentino farfallista. È stata una rinuncia importante dopo le batterie del mattino, quella di Emiliano Brembilla, che ha notato 1.49.6 in mattinata precedendo Pellicciari, e lascia quindi scoperto la possibilità di vittoria. Ovviamente occhi puntati su Nicola Cassio, visto quanto nuotato ai campionati europei, soprattutto in staffetto. 1.46, la dimostrazione di avere davvero enormi potenzialità, e anche se i qualificati a livello individuale per i 200 stile libero dovrebbero essere fatti, un suo crono da 1.47 e non mezzo potrebbe riaprire il discorso. No, anche perché tra l'altro Cassio ha un personale 1.48.3, sì. Quindi al via, invece va nuotato in frazione interna di staffetta un tempo che ne chiama uno, beh, direi considerevolmente più basso. Vediamo se riuscirà a metterlo in atto nelle quattro vasche al via. È poi interessante capire chi sarà, o se sarà il caso di portare un sesto uomo all'Olimpiade in questa 4x2, dando per scontata la presenza di Rosolino, Brembilla e ovviamente Magnini, oltre a Belotti, che insomma ha una consistenza che a dispetto dell'età si fa sentire. Proprio Belotti al solito davanti ai 50 metri, gara d'attacco per il bergamasco dell'Aniene. Beh, credo che, come dire, non abbia poi un granché da scegliere, se vuole quel tempo deve ottenerlo con una certa forza. Gli tiene dietro Matteo Pellicciari, 1-2 al passaggio di metà gara, 53-8 contro 54-05. Passaggio è perfetto per i due, non chiama un tempo clamoroso, gara ancora difficile da decifrare. Belotti che insiste nella sua azione, sta facendo fatica a rientrare Cassio, anche se ha un ultimo 50 metri che non è secondo a nessuno. No, è vero, però ha lasciato un buon margine agli altri, cosa che francamente non mi aspettavo. Pensavo tentasse di ottenere il grande riscontro al via. Belotti, Pellicciari e Cassio, risale Cassio, 1.22.49, un distacco da 3 decimi rispetto al compagno di squadra, al più giovane compagno di squadra Belotti. C'è una buona azione a centrovasca da parte di Matteo Pellicciari, mentre risale Nicola Cassio, gara che si complica ancora di più nelle ultime bracciate. Guarda che Belotti tiene, ha uno stile, come dire, meno, rende meno bianca l'acqua, ma è lì, il tocco è di Cassio, se non vado errato sì, ma per soli 3 centesimi, 1.50.12 contro 1.50.15 tra Cassio e Belotti, e poi Matteo Pellicciari al bronzo con 1.50.36. Insomma, gara che si è fatta tattica tutto a un tratto e quindi è diventata probabilmente meno veloce anche per questo. È un gesto eloquente, direi. Non aveva molte energie da spendere, vale un po' il discorso per tutti gli azzurri che hanno gareggiato al top della condizione a Eindhoven. Le energie rimaste sono oramai poche e bisogna centellinarle. Fa d'esperienza proprio Cassio sul tocco finale, un lungo ottimo in rotazione. Tutti sopra l'1.50 non sono rilevamenti cronometrici interessanti. I due atleti che paradossalmente hanno... il miglior tempo notato rimane quello di Brembilla in qualificazione. Esatto, esatto.